Ciao a tutti, amici e amiche erbani ed erbane e raccoglitori. Siamo di nuovo insieme per conoscere l'aspetto officinale delle piante. Prima però di partire con i miei video è doverosa una piccola introduzione in cui vi spiegherò il mio approccio con la pianta. Oggi tutti conosciamo le piante come ottimi rimedi naturali per il nostro benessere e la nostra salute. Ci sono numerosissimi studi effettuati in laboratorio sull'efficacia delle piante da questo punto di vista. Io però non sono un erborista, io sono un'erbana e ho un approccio leggermente diverso che richiama l'approccio che avevano le nostre antenate all'aspetto officinale, medico e di salute della pianta. Per le nostre antenate la salute non era soltanto una questione fisica, era anche una questione di mente, di cuore e di spirito. Laddove un equilibrio ottimale fra corpo, mente, psiche, anima era raggiunto, là si raggiungeva la salute. Quindi io non posso esimermi dal parlarvi delle piante dal punto di vista officinale, ma anche dal loro punto di vista sottile, e cioè come va ad agire una pianta non soltanto nel nostro organismo e nelle nostre cellule, ma anche nella nostra psiche e nella nostra anima. Questo è un approccio tipico delle erbane, che richiamano la tradizione delle antiche donne raccoglitrici, guaritrici, sacerdotesse, sagge. Chi fosse interessato soltanto all'aspetto officinale e scientifico della pianta può limitarsi a prendere quello che io dirò da questo punto di vista, ma qualora foste interessati a conoscere a 360 gradi il sapere delle nostre antiche madri, il mio video affronterà l'argomento da tutti i punti di vista. È il momento adesso di andare a conoscere la pianta di oggi. Ciao a tutti e bentornati amici e amiche delle piante. Oggi conosceremo un esemplare che molti di noi hanno nel loro giardino, un esemplare che è facilissimo riconoscere e ormai fa parte dell'immaginario collettivo, la lavanda. È una pianta che si può trovare sia coltivata che spontanea, soprattutto in una varietà che si chiama Stecas e che però fiorisce molto prima di adesso. Ora siamo a luglio, la Stecas fiorisce in aprile. Oggi incontriamo la Lavandula angustifolia o officinalis. Non è difficile riconoscerla, tutti conosciamo le sue bellissime spighe color indaco e soprattutto il suo inebriante profumo. Ve ne parlo perché è una pianta molto comune e molto conosciuta, però molto spesso sottovalutata. La si coltiva per il suo profumo, per farne usi che già le nostre antenate, le nostre nonne ne facevano per aromatizzare la biancheria, tenere lontane le tarme, profumare gli asciugamani, gli armadi. Ma è una pianta officinale e magica a tutti gli effetti e di tutto rispetto. Quando è il momento migliore per raccogliere la lavanda? Adesso. Soprattutto con questa siccità la lavanda sta andando a fiore molto velocemente. È bene raccoglierla quando i fiori viola sono ancora presenti sulle spighe, sebbene mantenga il suo profumo e molte delle sue proprietà anche una volta sfiorita, cioè quando il fiore è caduto e ha lasciato soltanto la spiga. Questa è una delle magie della lavanda. Il principio attivo si concentra principalmente nelle spighe, soprattutto quando sono fiorite. Come si raccoglie e come si conserva la lavanda? Si raccoglie in mazzi che poi andremo ad essiccare. Soprattutto suddividendoli in piccoli mazzettini che poi, mi raccomando, dovrete lasciare essiccare all'ombra. Questo se volete utilizzare la pianta in un secondo momento. Oppure potete lavorarla subito da fresca per realizzare un oleolito, oppure se siete un po' più esperti delle tinture. Quali sono le proprietà officinali della lavanda? Beh, è praticamente una panacea. Mia nonna diceva, quando non sai cosa usare, usa la lavanda, sicuramente farai bene. Questo perché la lavanda si usa praticamente per tutto.
agisce a livello dell'apparato digerente, agisce sul sistema nervoso, agisce sulla pelle, agisce sulle vie respiratorie. È aperitiva, è digestiva, è coleretica, è carminativa, quindi agisce tantissimo sull'apparato digerente, stomaco, intestino, sacco biliare. Ma agisce non solo sull'apparato digerente, anche sulle vie respiratorie. È infatti bechica, espettorante, antinfiammatoria. La sua azione antinfiammatoria si esplica anche sulla pelle. Agisce non soltanto sull'apparato digerente, ma anche sulle vie respiratorie. È antisettica, è balsamica, è espettorante, è bechica. È anche antinfiammatoria e la sua proprietà antinfiammatoria si espleta anche sulla pelle. È anche vulneraria, quindi in grado di guarire, aiutare la guarigione di piccole ferite. Agisce anche sull'apparato urinario, è infatti un potente diuretico, e sul sistema nervoso. Sul sistema nervoso agisce infatti come calmante e sedativo. È anche estremamente di aiuto per tutti i dolori di origine spasmodica, ad esempio i crampi addominali e anche i dolori del ciclo. Come vedete, la lavanda è veramente una pianta officinale a tutto campo. Agisce su tantissimi disturbi, è quindi fondamentale, seppur molto comune, non può certamente mancare nell'erbario di un'erbana. E dopo gli aspetti officinali della lavanda andiamo a conoscerne gli usi sottili e magici. Come tutte le piante più comuni e soprattutto che vengono coltivate da tempo dagli esseri umani, la lavanda è un preziosissimo aiuto anche a livello meditativo, spirituale, sottile per quanto riguarda il cammino personale. È governata da Mercurio e dalla Luna, quindi possiede tutte le proprietà di questi due astri. È un preziosissimo aiuto nel cammino del ricercatore spirituale, perché è una luce tenue che però non si spegne mai, una sorella discreta che ci guida e ci infonde fiducia lungo il cammino, che a volte sappiamo può essere estremamente difficoltoso. Si sposa benissimo con le altre erbe magiche e soprattutto ne espande il potere. Quindi può essere certamente unita a tutte le erbe che usiamo solitamente per le nostre pratiche. È un potente purificatore e infonde grande forza spirituale. Allontana le negatività, protegge, lenisce le ferite dei sentimenti e dell'anima e per il suo grande, forte legame con la Luna è ideale per essere unita a tutti gli incensi e le fumigazioni durante le pratiche per onorare la Luna. È inoltre molto gradita al piccolo popolo e quindi fondamentale per tutti gli incensi di un'erbana. Con questo la lavanda oggi ci saluta, non dimenticate di farmi tutte le domande e chiedermi gli approfondimenti che desiderate nei commenti, sarò felice di rispondere. Ciao, al prossimo video! Per oggi finiamo qui. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video, in cui tratterò una nuova pianta e i suoi usi magici, officinali e sottili. Vi lascio in descrizione tutti i link dove potrete continuare a seguirmi e vi ringrazio per aver condiviso ancora una volta con me l'amore per la natura.